In quanti sanno che via Magna era il nome rinascimentale di quel tratto di strada che ora sono Corso Garibaldi e via Trieste? Forse non tutti, ma per ritornare alle origini e celebrare un angolo di città appena fuori dalla ZTL, ma comunque storico, ecco che il comitato di quartiere ha deciso per il secondo anno consecutivo, e visto il successo della prima edizione, di riproporre via Magna in festa. Tanti gli appuntamenti previsti per sabato prossimo, 15 settembre, a partire dalle ore 15 fino alle 24. Abbiamo anche quest'anno quello che è il Centro Barata, che insieme all'archivio storico ha creato una mostra dedicata proprio non al quartiere, ma a un punto preciso che è la Piazza dei Mille, dove appunto una volta era un mercato, ma adesso è un giardino. Ci saranno porte aperte anche quelle che sono le attività parte commerciali, ma anche delle attività di laboratorio, che sono degli artigiani che aprono appunto le proprie porte dimostrando il proprio fare, tra cui ci sarà anche un laboratorio particolare proprio per i bambini, dedicato proprio specificatamente ai bambini. Tra gli eventi previsti anche un tour per le vie del quartiere. Un giro turistico proprio lungo il quartiere di Fiera Catena, perché Fiera Catena, come sapete, è un quartiere storico e ci sono tanti angoli proprio che molte persone non conoscono. L'iniziativa, supportata da Confcommercio, che ben accoglie tutti gli eventi che puntano a valorizzare e movimentare la città, vede anche la collaborazione del Liceo Artistico di Mantova. Il Liceo Artistico è stato interessato da parte appunto del Comitato Via Magna per quanto riguarda la grafica sia del logo che la grafica generale, i manifesti, eccetera. Quindi una classe in particolare seguita dal professor Truffelli Nazareno, che è insegnante di progettazione, ha proposto una serie di disegni, appunto, di loghi, e tra questi il comitato ha scelto uno che poi verrà premiato appunto nella giornata di sabato alle 15 all'interno dell'istituto. Gli studenti realizzeranno anche un video riprendendo i momenti più salienti della serata e la scuola si è occupata anche dell'intrattenimento musicale. Abbiamo organizzato una serie di eventi musicali che saranno consecutivi all'interno appunto di queste 10 ore di manifestazione e saranno dislocati in vari diciamo, o cortili o spazi pubblici, e appunto chi vuole potrà seguire ciascun evento e in teoria anche seguirli tutti.